Oggi è una grande prestazione, ha parato quasi tutto, nonostante i cori che ti hanno caricato ancora di più da parte di tifosi dell'Inter. Vabbè, ma i cori ci sono sempre, quindi è come il discorso dei social, dietro la tastiera sono tutti quanti bravi. La cosa brutta è che non capiscono che devono sport, e poi dopo quando sai insultano, siccome stasera ho sentito anche degli insulti un po' troppo pesanti, però se si divertono così, vabbè. Stefano, che partita è stata secondo te? Diciamo un Chievo che ha giocato più per il pareggio, possiamo dire così? No, il Chievo è venuto qua a fare la sua partita. Nel momento in cui siamo passati in vantaggio sapevamo che l'Inter ci avrebbe schiacciato ancora di più. Purtroppo per noi non abbiamo avuto la forza per poter ripartire. E con il passare dei minuti ci siamo abbassati troppo e poi dopo alla fine le giocate dei campioni hanno risolto la partita. Perdoni, voglio andare un attimo fuori tema, voglio farti una domanda, tu conosci benissimo l'ambiente sulle dichiarazioni di mister Corini. Tu cosa ne pensi di quello che ha detto? Ah, beh, ha detto, credo, scusa, andato fuori tema, però credo che abbia, no, infatti stavo pensando, sì, sulla metafora con il Hiroshima, però tu che conosci bene l'ambiente, ha detto la verità. Se l'ha detta, il mister è una persona seria, io lo conosco, ha detto la verità, ha detto quello che pensa, ha detto quello che sta succedendo, purtroppo per loro, però ecco, io non posso giudicare, non posso dire se è giusto o se non è giusto, quelli là sono problemi loro, noi abbiamo già tanti nostri problemi, quindi è giusto che ognuno guardi in casa propria. Tornando al Chievo, oggi hai indossato anche dei guanti particolari, non dedicati a Perin. Sì, ecco, nel mese di dicembre è partita l'iniziativa, perché a dicembre ho fatto 15 anni di Serie A, che la gente mi scrive, l'iniziativa è in campo con Ste, praticamente ogni settimana scelgo una frase di un tifoso, di un fan che mi scrive e questa settimana appunto ho scelto una frase per Mattia, perché poverino, me ne stanno capitando di tutti i colori, oltre a essere un amico lo reputo uno dei portieri più forti che ci sono in circolazione, e mi sembrava un gesto carino, un abbraccio virtuale e mettere una scritta in suo onore. Che vado via a casa con 3 gol presi. Lo so, però tanto. Niente, che la rosicata è ancora doppia, perché quando arrivi a San Siro e fai una prestazione del genere, prima dei tuoi colleghi mi hanno detto che ho fatto oggi il record di parate in una partita di Serie A di quest'anno. E finisce la partita e prendi 3 gol e porti a casa 0 punti, sinceramente mi dispiace, ecco. Anche se la cosa più importante, questo l'ho sempre detto, sono i punti e della prestazione della squadra, il fatto di portare a casa punti, perché le prestazioni personali aiutano, ma fino a un certo punto, poi quello che ti fa andare avanti sono i punti in classifica. Però è chiaro che, diciamo, che a un certo punto sia io che la squadra abbiamo accarezzato il sogno di venire via con qualche punto. Stefano, per concludere un sorriso, i biglietti li abbiamo trovati. Li ho trovati, sì, sì, ma anche quella è una cosa carina, simpatica. No, infatti, anche là. Fatto sorridere. No, la mia era. Sì, sì, sì. Fatto sorridere. Lo so, peccato anche là, tutti i vari insulti, le minacce, però. La gente dovrebbe imparare a sorridere, che ci sono problemi molto più gravi nella vita. Molto sì, infatti era simpatico. Ce ne saranno altri, quindi. Ce ne saranno altri. Ringraziamo Stefano Sorrenti. Oppure il Chievo qualcosina che poteva fare per portare a casa almeno un punto? Allora, l'Inter intanto è forte, partiamo da questo presupposto. E poi noi credo che siamo l'unica squadra che ha giocato domenica, mercoledì e sabato. 3 partite in 6 giorni, di cui 2 fuori casa. Se guardiamo Atalanta, Fiorentina e Inter, alla lunga.